Qui all'interno, non so, si può dire c'è tutta la storia mia, i 42 anni dall'inizio di tutte queste manifestazioni, un po' la passione, l'amore per il paese, e studiare sui libri. Io mi voglio ricordare anche di tutti quelli, insomma, mi hanno un po' introdotto a questo ambiente, i vari Don Messini, tutti i personaggi storici, Merli, tutti i personaggi che hanno studiato un po' la storia del paese. E che me l'hanno fatto, già l'amavo Figline, però me l'hanno fatta amare ancora di più perché viaggiando nei documenti, nei libri trovati, cioè, si vede che c'era una storia piuttosto Ma perché mi fa giusto? Siccome siamo un gruppo, sono tutti volontari, c'è più gente che viene perché comunque è piacere di stare nel gruppo, mi pare giusto che tutti possano esprimere la loro opinione e si possa arrivare comunque a una decisione che non imposta da una persona sola, ma comunque la più condivisa possibile. Chiaramente. Siamo ripartiti così all'improvviso tramite una signora, ci ha contattato e ci ha detto: ve la sentite di prendere in mano Porta Fiorentina che era deaduta e abbandonata? Noi ci siamo guardati, è un impegno grosso, proviamo. Nel 2011, che io presidente per Primavera capitano, e vabbè, palio inaspettato, perché io fino all'ultimo non ci speravo. No, Finché non è arrivato i punteggi della vittoria, e poi si è vinto anche siamo arrivati prima alla sfilata, sì, e lì è stato, penso, la gioia più grande. Ti giuro, lacrimoni come se fossi un bambino. Una persona appunto ha avuto modo di lavorare a Hollywood proprio un istante, meno che vedendo uno degli ultimi cari che abbiamo realizzato, è rimasto completamente impressionato per una cosa del genere. Di fatto nemmeno negli studios era riuscito ad avere un livello di raffinatezza e d'accuratezza dell'elemento così Si parla del spinta. carro, quale? Del carro, dunque, del Castello dei Bensi di 3 anni fa. Il Palio dei Ciuchi di Incisa nel 67 è nato per due ragioni ben precise e diverse. La prima è perché si veniva da un'alluvione devastante del 66 che aveva ammazzato quel poco che c'era di paese. Quindi bisognava creare un evento che lo ritirasse su e ricreasse un po' di ambiente. Il secondo, non meno importante, era di carattere più o meno politico, perché le feste del perdono avvenivano tutte nel borgo di sopra, cosiddetto, in Piazza Santa Lucia, e lasciando completamente morto la seconda parte del paese.